importanti, però basta salire un po' e troviamo l'argomento del quale vogliamo parlarvi oggi: Concordia, processo show a Schettino, ora la verità. È cominciato il processo a Grosseto, noi di questo vogliamo parlare oggi, del processo che riguarda il naufragio della Concordia. Lo facciamo con il collega Alessandro Gaeta del TG1, che ha seguito, buongiorno, la vicenda sin dagli inizi. Alessandro, intanto chiamiamo un altro collega ed amico, Bruno Sokolovic del giornale Radio Rai, che è a Grosseto, che sta seguendo il processo. Buongiorno Bruno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, che cosa succede oggi, seconda udienza del processo, dopo diciamo le fasi show dell'inizio di ieri? Sì, allora oggi si ricomincia per quello che è un vero e proprio maxi incidente probatorio per l'esame della scatola nera della Concordia, che vede centinaia e centinaia di parti in causa. Diciamo subito, l'appuntamento di oggi è per le 9. La tabella di marcia prevede l'intervento di un super perito nominato a sua volta dai consulenti del giudice per le indagini preliminari, il quale ha effettuato una verifica tridimensionale della falla che si è aperta nello scafo della Concordia. Poi si passerà alle osservazioni e alle domande del pubblico ministero, infine la parola andrà ai legali degli indagati, delle altre parti in causa, e così dovrebbe essere anche domani, ma insomma vedremo oggi poi come procede la cosa. Grazie a Bruno Sokolovic. Vediamo il Corriere della Sera, una delle pagine interne: Schettino Spavaldo tra i naufraghi, ho dato il massimo per voi. L'ironico grazie dei passeggeri e lui solo dovere. Alessandro, è sembrata un po' una scena da film più che da realtà questa. Ma è l'inizio, come dire, del processo vero e proprio. Noi fino adesso abbiamo assistito a un vero e proprio processo mediatico. A questo punto comincia il processo, Schettino è convinto di aver commesso una minima parte di errori quella sera rispetto a quelli che gli vengono attribuiti, ed è arrivato a Grosseto in qualche maniera per difendersi, anche se non potrà parlare, starà lì a fianco ai suoi legali a suggerire domande, perché questo è, come abbiamo detto, un incidente probatorio, un'udienza tecnica su cui si discute appunto questa perizia. Lui farà proprio il consulente, il miglior consulente possibile, hanno detto i suoi legali. Sì, anche perché risulta essere comunque un comandante di esperienza, sono 30 anni che va per mare, quella strumentazione come la scatola nera la conosce bene, tutti sapevano a bordo che invece non funzionava. Questo è uno dei problemi che è emerso nella realizzazione di questa perizia. La scatola nera non funzionava, anzi è stata recuperata per fortuna in un computer che stava nella parte emersa, cioè se questo computer si fosse trovato in acqua probabilmente non avremmo avuto né l'incidente probatorio né, come dire, una verità certa su questa vicenda. Andiamo alla pagina interna della Stampa. I superstiti davanti a Schettino, ma non riusciamo ad odiarlo. Bruno Sokolovic, ecco, che tipo di tensione c'era in aula? Qua, da qui sembra addirittura che ci siano alcuni passeggeri, lo abbiano salutato, si siano dati la mano e scambiati saluti con lui. Sì, innanzitutto dobbiamo dire che questa udienza per noi in qualche modo è chiusa, cioè noi dobbiamo rimanere fuori, quindi quello che riusciamo a sapere è quello che ci viene riferito. Una delle notizie di ieri è proprio questo, quello che dicevi, cioè uno dei passeggeri a un certo punto si è avvicinato a Schettino per stringergli la mano e lui, che si è mostrato peraltro molto sereno, ha accettato il saluto, ha cambiato due parole con questo signore, uno dei superstiti, gli ha detto che certamente la verità dovrà essere accertata. Il clima comunque è sembrato sereno, questo a dire la verità lo abbiamo percepito tutti, parlando anche con i passeggeri, che certamente ritengono che la responsabilità sia di Schettino, ma non solo tua, ecco, molti hanno puntato il dito e l'attenzione su altre responsabilità che fanno capire potrebbero essere anche della compagnia, ed è uno dei temi di questa fase dell'inchiesta e dell'incidente probatorio, accertare naturalmente se le responsabilità sono anche di altri.
Certo. Grazie a Bruno Sokolovic, buon lavoro anche per quello che riguarda oggi. Alessandro Gaeta, oltretutto sulla vicenda della Concordia, ha scritto un libro. Quindi hai seguito tutte le fasi del processo. Ecco, vedere che oggi, come dicono i giornali, Schettino scarica tutta la responsabilità sul timoniere, che ti fa pensare? Beh, che quell'errore c'è stato, tra l'altro sta a pagina 80 del mio libro pubblicato a maggio, nel senso che era già chiaro sin dall'inizio, e la fonte di questa indicazione viene dalla tanto vituperata Domenica Cermontan, è lei che a un certo punto, subissata dalle domande sulla relazione presunta con il comandante, dice al magistrato: un attimo, vi vorrei raccontare un episodio. Lo sapete che 20 secondi prima dell'incidente c'è stata una incomprensione tra comandante e timoniere? E puntualmente, quando i periti hanno sbobinato la scatola nera, si sono accorti che in effetti il timoniere, anziché andare a sinistra, è andato a destra. E questo nei momenti proprio decisivi, quindi potrebbe aver contribuito ad accentuare quella manovra evolutiva che ha portato la poppa a sbattere contro lo scoglio delle scole. Stiamo vedendo le immagini della Concordia, ecco, le puoi vedere anche tu. Per quanto riguarda il recupero dello scafo, del relitto, che tempi pensi che alla fine realisticamente ci saranno? Va detto che è la prima volta che si fa un'operazione di questo genere in mare aperto. Devono realizzare delle gru che siano in grado, senza devastare troppo il fondale, di avere la forza per tirare su questa nave. Si prevedeva di farlo entro l'estate, ma sento dire dal Giglio, anche il sindaco è molto preoccupato, che probabilmente ci potrebbero essere degli slittamenti. Il ministro dell'Ambiente Clini ha parlato probabilmente di 2 mesi. Quindi bisognerà capire innanzitutto come andrà a finire, perché appunto è un'incognita sapere se poi alla fine questa nave riuscirà a tornare galleggiante, oppure nel momento in cui verrà tirata su ci saranno dei danni tali da doverla poi sezionare sul posto. Un'operazione molto complessa, sì. Sì. Per concludere, ci sarà diciamo un importante discrimine lungo il percorso di questo processo, vedere di chi è la colpa, se solo del comandante Schettino oppure se è coinvolta la compagnia. Mi sembra questo sarà uno dei nodi importanti da parte degli avvocati di parte civile. Attualmente sono indagati 3 dirigenti della compagnia, ma non la compagnia in quanto tale. Cioè non è stata prevista per il momento una responsabilità giuridica della compagnia. Però insomma, su quella nave, lo dicono chiaramente i periti, non funzionava più niente. 20 secondi dopo l'impatto è diventato un pezzo di ferro galleggiante, che poi ha affondato tra l'altro molto rapidamente rispetto a navi appena varate. Grazie ad Alessandro Gaeta, naturalmente sarà qui con noi quando torneremo a parlare di questo importante processo. E noi adesso vogliamo proseguire con la nostra rassegna stampa, con un altro argomento del quale si parla molto in questi giorni. Lo vediamo dalla pagina 16 del giornale. Leonardo e i suoi fratelli, in 2 anni 30 bambini tolti di peso alle famiglie. Parliamo del bambino di Cittadella conteso tra i 2 genitori, del famoso video che c'è stato, di tutte le discussioni e le polemiche che ne sono seguite. E ne parliamo forse con la persona più adatta ad affrontare con autorevolezza questo argomento. Ne parliamo con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con Vincenzo Spadafora. Buongiorno garante. Buongiorno. Oltretutto lei ha una doppia competenza, diciamo, perché è stato anche presidente di UNICEF per l'Italia. Ecco, io le proporrei adesso intanto questo servizio della nostra Caterina Laurenzi, poi torniamo in studio e ne parliamo. Continua ad alimentare polemiche il caso del bambino prelevato a forza da scuola dalla polizia su ordinanza del giudice e affidato ad una casa famiglia. Per il ragazzino di Cittadella, in provincia di Padova, conteso dai genitori, sono scesi in campo magistrati, polizia, garanti. Per lui l'inizio di un lungo incubo difficile da dimenticare. Intanto sul caso non mancano le considerazioni. L'ultima arriva dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia. Dichiara sconcerto sulle modalità di esecuzione del provvedimento e segnala quanto queste possano incidere nei vissuti di bambini e adolescenti. L'IMMF sottolinea anche quanto sia importante
insegnante che, durante un provvedimento di allontanamento di un minore, ove dovessero sorgere difficoltà, che l'autorità giudiziaria dia disposizioni più adeguate. Sul caso non mancano anche gli interventi di garanti della privacy Antonello Soro e dell'infanzia e adolescenza Vincenzo Spadafora. Per tutti e due si è trattato di un episodio molto grave per le modalità in cui si è svolto. Inoltre Soro, che si riserva di adottare specifici provvedimenti a tutela del minore, ha anche comunicato a media e siti web di non diffondere le immagini del bambino prelevato da scuola. Intanto il bambino, ignaro dell'attenzione mediatica che ha sollevato la sua vicenda, da giorni in casa famiglia condivide il destino di altri bambini come lui. Ecco, Garante, intanto grazie per essere qui con noi, grazie per affrontare un argomento così delicato. Io in effetti non vorrei entrare molto nel merito di questa vicenda, perché è giusto che la vedano nelle opportune sedi i genitori con chi è deputato a prendere decisioni di questo genere. Però ecco, vorrei chiederle che cosa non è andato in questa storia, perché, badi bene, non mi cospargo il capo di cenere a nome della categoria dei giornalisti, perché se quel video non fosse stato visto probabilmente il paese non saprebbe che esistono questi problemi. Però in effetti forse qualche cosa doveva essere fatto diversamente? Quello che lei dice è giusto, perché questo video, per quanto difficile, cruento da vedere, però è servito a denunciare un fenomeno molto diffuso, perché come riportato anche dalla stampa questa mattina, questo è uno dei tantissimi casi che accadono, non tanto per la violenza, ma proprio per il fatto in sé, cioè della sottrazione di minori alla propria famiglia. Quindi quello che non è andato è sicuramente l'applicazione di una legge esistente, ma quello che non va è la legge in sé. Perché sicuramente in questo momento non ci sono tutti gli strumenti legislativi necessari per poter vivere questo tipo di separazioni, allontanamenti in modo corretto. Ecco, guardi, la regia ci stava mostrando proprio una pagina che il quotidiano Avvenire, molto attento alle questioni dei minori, oggi dedica all'argomento e dice: figli della separazione servono nuove tutele. Assolutamente sì, in Italia esiste una legge sull'affido condiviso del 2006, che è una legge piuttosto positiva, che ha già introdotto delle cose nuove molto importanti.